100! 100! Buongiorno belli! Buongiorno! Finalmente dopo tanto si torna in sella! Oh là là! Finalmente posso dire di essere arrivato a 100! E addirittura di averli superati! Vi ho risparmiato un bel po' di strada perché sono partito stamattina alle 8:30. Oddio, queste strade! Adesso sono le 9:30. Vi ho risparmiato la Vallarsa che avete già visto. Vi ho risparmiato un po' di Rovereto, perché per chi non lo sa io sto vloggando dal Trentino Alto Adige. Poco fa mi sono fermato a Pian delle Fugazze, ho bevuto un caffè e sono ripartito, e finalmente dopo 2 settimane sono riuscito a tornare in sella alla mia bellissima Honda Accona X500 Rebel. Sto andando in direzione di Vicenza perché non sono mai andato sul Monte Grappa. Quindi, dopo questa lunghissima interminabile presentazione, io adesso vi saluto. Niente, magicamente ci troveremo nei pressi del Monte Grappa. Molto bene! Molto bene! Vi ho risparmiato il traffico, la statale, e adesso le indicazioni sono verso Cima Grappa. Sono uscito a Romano Dezzelino perché ho notato che per arrivare all'ossario ci sono due belle strade, ma proprio belle 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 belle, e quindi volevo fare, nell'andare in su, una strada in un senso, ovviamente, se no non andavo in su, e nel ritornare, se avanza tempo, faccio l'altra, così prendo due piccioni con una fava. Benvenuti a Romano Dezzelino. Ho impostato il navigatore che subito mi ha fatto vedere quelle due meravigliose strade parallele, ma molto belle, molto movimentate. Spero che non ci sia il traffico. E allora ci avviamo verso quest'altro pezzo d'Italia, così porto avanti la mia missione nel far conoscere al mondo, ma più che altro all'Italia, perché siete quelli più numerosi che mi seguite, questa bellezza che abbiamo, paesaggistica italiana, alla quale voglio anche accompagnare la parte storica. Ecco, sembrava un discorso di Mussolini, ma che bella questa torre! Non so se vi rendete conto, ma se guardate qua il navigatore vedrete queste curve molto movimentate, e dal momento che la strada mi sembra libera, non voglio fare il cretino perché sto andando veramente piano, 60 all'ora, ma almeno vi faccio vedere la Rebel in salita, perché so che è fonte di discussione tra virgolette dentro i forum, come se la cava. Bolla al peppa! Vi faccio vedere anche questi cambi di direzione e queste curve strette. Ecco, hai visto? E si sale! E si sale! Ma noi andiamo piano perché c'è gente! Però per farvi vedere che agli 80 all'ora si viene su in modo allegro, ci si diverte, qua si dà un colpetto di freno dietro, vedete come piega tranquillamente? E si sale, si sale, si sale, si sale. Decimo tornante. E osti.
ci siamo. Ci siamo. Questa bellissima strada che avete appena visto, avrete modo di vederla e farla solo se un giorno decideste di andare sul Monte Grappa. È una strada veramente bellissima, panoramica, come avete potuto vedere nel video. Ho deciso di fare questo intervento perché alla fine di questa bellissima strada c'è anche l'ossario dedicato ai militari, appunto. Una parte dedicata ai militari italiani e un'altra parte dedicata ai militari austriaci. Questa volta ho deciso di non pubblicarlo, quindi di non inserire le riprese che ho fatto dell'ossario in questo video, per evitare che fosse appunto troppo lungo, noioso, pesante da vedere, perché magari a non tutti può piacere quell'aspetto storico, insomma, perché vuole vedere solo la moto e il paesaggio. Avendo questo dubbio, questa volta ho deciso di chiedere a voi cosa ne pensate, cioè cosa preferite, cosa volete che io faccia. E come arriverò a una conclusione? Arriverò in base a quello che commenterete sotto, quindi se voi mi direte sì, continua, voglio vederlo, sì, vogliamo vederlo, sì, sono curioso, ok. Quindi se mi doveste commentare sotto, quindi vedo quanti commenti sono all'incirca e di conseguenza deciderò poi in qualche modo di realizzare il video, quindi fare il montaggio e poi pubblicarlo. Se non avete voglia di scrivere a quel punto lì, allora basterà anche un mi piace al video, e se dovesse arrivare a 20 mi piace, perché più o meno sono quelli che i miei video ricevono, a quel punto lì quindi pubblicherò il video sull'ossario. Se non dovesse accadere nulla di tutto questo, quindi né i commenti e né i mi piace, e abbandonerò l'idea di portare contenuti con un'impronta storica quando vado a fare un giro in moto. Quindi magari li faccio, me li tengo per me, dai, non lo so, però è una cosa alla quale sto pensando, perché ho visto che gli ultimi due miei video che ho pubblicato, quindi quello dedicato a Bezzecca e quello dedicato al video della Slovenia, vabbè, che è stato un po' particolare, non sono stati visualizzati tantissimo, e allora molto probabilmente non piace, o magari non andava bene il titolo, non lo so. E quindi questa volta lascio a voi la scelta. Ditemi voi cosa volete fare, cosa volete vedere, e di conseguenza mi adatterò. Va bene? Se così non fosse, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile per vedere appunto cosa c'è nell'andare, che ogni tanto parte la luce, nell'andare sul Monte Grappa. E mettete un bel mi piace, vedete voi, fate quello che volete. E iscrivetevi ovviamente al canale se ancora non ti sei iscritto, perché siamo arrivati a 103 iscritti. Grazie, grazie, grazie. E che dire, ragazzi, grazie ancora e ci vediamo al prossimo video, ok? Ciao belli, ciao 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 ciao.